Però c'è tantissima ipocrisia. Innanzitutto, consentitemi, io non accetto che qualcuno affermi e tenti di far passare il pensionato italiano medio come quello che va in crociera e che fa la bella vita. Ah, questa Perché cazzola. purtroppo non è, perché Ogni riferimento purtroppo a non è cazzola è Ci puramente casuale. assolutamente sì, Ci sono anche assolutamente sì. questi. Io questo non lo accetto perché purtroppo il Ma lei può pensionato fare medio è quello quello che che fa vuole, però fatica. ci sono anche Guardi, io l'ho questi. lasciata parlare. Guardi, Sì, dottor certo. Cazzola, io l'ho lasciata parlare Mi adesso, però scuso. far passare questo concetto è inaccettabile perché per me la storia è la storia che abbiamo sentito all'inizio del servizio precedente, su quel bus, su quel pullman, la storia di disperazione e di miseria e di grande difficoltà di quei pensionati che fanno fatica a tirare la fine del mese, che con 500 euro al mese magari devono aiutare il figlio o la figlia in difficoltà perché ha perso il posto di lavoro per colpa della legge Fornero, che sicuramente non Figurati. fanno la bella vita. Allora, consentitemi, se oggi noi ascoltiamo quelle storie lì, quelle storie di disperazione, di miseria, è perché è stata votata una legge infame, che è la legge Fornero, rispetto al quale alcune delle persone che sono in studio quella legge l'hanno votata e l'hanno sostenuta, e quindi bisogna assumersi la propria responsabilità. No, io La infatti legge me Fornero, l'assumo. Io me perfetto, l'assumo, però se posso la legge Fornero rispondere. è stata una sciagura per i nostri Ok, facciamo pensionati, per i rispondere nostri Cazzola, giovani, Molteni, allora, vogliamo arrivare anche a Gasparri. E bisogna assumersi la Molteni, responsabilità e non si può fare la purtroppo. morale in una situazione come questa. Guardi, è No, no, veramente inaccettabile. E siccome il Parlamento in questo vabbè. momento ha delle proposte di legge, l'onorevole Damiano, che ripeto, è persona per bene e competente, che però la legge Fornero l'ha votata, sa benissimo che ci sono delle proposte a firma sua, a firma del collega Fedriga, che tentano di superare i Ok, drammi e le facciamo sciagure rispondere create Cazzola. dalla legge Fornero. Allora, io la legge Fornero l'ho votata e la rivoterei domani se fossi ancora parlamentare e non lo sono più.